Senti, ieri sera a cena mi hai raccontato un aneddoto che mi ha fatto divertire veramente tanto, di quando ti hanno arrestato in Svizzera. Ah, no. Raccontaci un po', raccontaci. Ti va di raccontarcelo? Sì, sì. Allora, bevi, tranquillo. C'è qualcuno che beve più di me. Allora, praticamente eravamo durante il lockdown e facevamo i delivery. Era le 10:30 circa, ero con un mio dipendente, una mia ex ragazza che ho prima. Delivery col Ferrari, giusto? Sì, no, lì quella lì non l'abbiamo fatto col Ferrari, poi li facevo. Ah, ok. Lì a Milano sì, li facevo anche col Ferrari. E mi chiama un cliente e mi ha detto: siamo in un albergo qua a Lugano, compleanno di mio amico, mi mandi un taxi con 6P2. Sì, non c'era nessuno, ho detto: guarda, se ne prendi 12, veniamo noi. Va bene, metti su. Allora, oltre a 12P2 ho messo anche un P3, bottiglia da 3.000, e un P2 Rosé 96, che era un'altra bottiglia da 2-3.000 euro. Praticamente era un carico sui 15.000 euro di roba. Andiamo, metto il navigatore, e il navigatore mi fa fare la zona, la frontiera di Como, che era spenta, era chiusa, passo, tranquillo, non ho pensato a niente. Arriviamo in questo hotel e il proprietario dell'hotel non ha voluto che si bevesse lì perché dice che era lockdown. Sì, lockdown, è troppo assemblamento. E allora noi dovevamo solo consegnare e andare via. Il cliente fa: dai, ma allora andiamo da me. Dove? Ma qua a Bellinzona, nel locale, non mi ricordo dove era. E, andiamo, lo seguiamo. Ma poi questo apre una scuola. Non sapeva io che avevo una scuola. Ho detto: ma sicuro possiamo bere qua? Sì, 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 perché sei chiusa. Te a fare i video nell'aula magna. Sì, sì, lui era un insegnante lì, no? E aveva le chiavi. E allora gli ho detto: ma posso fare i video? Sì, sì, guarda che mi vedono tutti. Inizia a fare i video, P2, vai, sciaboliamo dentro là. Nella scuola. Poi andiamo a letto tranquilli, il giorno dopo, cioè, abbiamo dormito là perché avevamo bevuto per non tornare, alle 10, bam bam, polizia. E là ci hanno portato, ci hanno tenuto 5-6 ore proprio divisi, quasi ammanettati dentro, interrogatorio lunghissimo. E, niente, alla fine ho dovuto pagare le multe, perché non ha pagato la dogana, non c'era dogana, ho dovuto pagare l'IVA sulle bottiglie. Meno male che non hanno capito che erano P2, P3, gli ho detto che tutti i Don Perignon normali. Okay. E loro non sapevano, quindi su 3.000 euro hanno calcolato 500 euro di IVA. Ora magari vedano, tornano. Ora tornano. Io di sicuro non ci vado più. Aspetta, questa è la cosa bella. Per andare via ho pagato quella multa, ho pagato... perché eravamo più di 5 persone, quindi 1.000... Mi sa 1.200 o 1.200 era a testa per me e la mia ragazza e il mio dipendente. E in più, cioè, poi non mi bastava i soldi, dovevo la carta di credito. No, contanti, quanto hai in contanti? Un rene. Così, quanto hai in contanti? Dimmi quanto è la multa. Fanno, devi fai venire qua qualcuno che è contanti, se no non puoi andare via. Cioè, praticamente si intascano loro. Abbiamo raccolto tutti i soldi che avevamo in contanti e ci ha fatto, diciamo, lo sconto per prendersi tutti i contanti. Ho pagato un po' meno. E poi ci ha fatto andare via. Davide, hai anche altri aneddoti da raccontarci divertenti come... Qual è il tavolo che ha speso più soldi alla cintoneria? Proprio il record. Ho fatto tavoli anche... Ho fatto uno, vi ho fatto vedere ieri, questa scelta, 45.000 euro in una notte, cioè dalle 9 di sera alle 3 del pomeriggio del giorno dopo. Fantastico. Cioè. Claude Ambonnet, quant'è? 4.000, 2, bam. Così. Poi c'era, vabbè, eravamo in tanti a bere, lui era da solo, però eravamo noi ragazzi, divertimento, capito? 45.000 euro, no, fatti anche da 30, così. Però insomma, diciamo, una bella clientela, una clientela alta. Poi, cos'è che mi avevi chiesto prima? Aspetta, che volevo dirti l'aneddoto. Sì, mi avevi chiesto uno bello che... Di Gheddafi. Ah, ecco, sì, quelli, sì, sì, aspetta, quando eravamo ancora al ristorante, ho fatto una sangria, veniva il figlio di Gheddafi, no? La mia Stefania. Quella è una sangria top, ho fatto una sangria con Masseto, rosso messo Masseto, Salon come champagne e avevo messo il cognac Tre Venerable della Men Tre Venerable, un cognac comunque costoso anche quello, cioè praticamente una sangria da 4.000-5.000 euro. Ah, no, la sangria più costosa del mondo. Sì, 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 sì. Era buonissima. Immagino. Lì da te in cintoneria vengono tutti personaggi famosi anche, politici sono mai venuti? Vengono anche, sì, vengono tanti famosi, però la maggior parte non si fanno mai riprendere. Ah, ok. Io dico calciatori famosi, a volte non sono calciatori, sono imprenditori, comunque i miei video sono micidiali, deleteri, cioè purtroppo anche se magari la moglie di qualcuno non ha Instagram, c'è la vicina di casa che l'ha visto, sai che ha visto mai, e quindi certi personaggi vengono volentieri, però non gli faccio i video, cantanti anche, io so già.
Perché tu hai anche delle aree riservate dove si possono... Delle aree riservate, ma soprattutto non li inquadro io. Inquadro solo la bottiglia, quando apriamo la bottiglia, sciaboliamo cose e ci andiamo... Molta gente non è che sono tutti come noi che possono... A me frega niente, a me messo dove voglio. Cioè.